penso del progetto di UBS che sia una bellissima iniziativa, questo intento di portare, di dare una visione democratica all'approccio all'arte, sia esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Quello che dobbiamo fare è aprire gli occhi. È una cosa fatta, è un progetto fatto sull'Italia, è un progetto fatto sul nostro paese e dobbiamo imparare a viverlo e assorbirlo di più, togliendo qualunque tipo di filtro, perché è alla portata di tutti, e quindi dobbiamo imparare a prendere e rispettare di più quello che abbiamo. L'arte e la moda hanno in comune il fatto che sono entrambi dei canali di espressione. Io con il mio lavoro cerco di esprimere quello che faccio e cerco di permettere alle persone che vestono le mie cose di esprimere se stessi. Quindi per me è molto importante che tramite la moda esca la personalità e quello che hanno dentro. E l'opera d'arte italiana che preferisco senza dubbio è Il Cristo Velato. Perché? Perché forse è una delle volte in cui mi sono emozionata di più. Ero a Napoli, ero sola e ho chiamato, ero lì per lavoro, che viaggiavo spesso, ho chiamato mio padre, ho detto: papà, cosa faccio a Napoli? Cosa devo vedere? E gli ho detto: per prima cosa corri e non ti perdere Il Cristo Velato, poi mi dici. Io sono andata, l'avevo sentito ovviamente parlare, ma non ero preparata. Quindi c'è stato questo ingresso che è stato commovente e ho capito la forza dell'arte.